finora abbiamo tenuto conto di, della radiazione che viene diffusa, ma non della radiazione che viene, per esempio, intercettata dalle nuvole. Le ho accennato alle nuvole prima, ma non ne ho, non sono entrato nei dettagli. Beh, questo è un sole, vediamo chissà dov'è. Artesella. Artesella, giusto. Ma lei è della Valsugana? No. No, Trentino. Com'è? Di Trento, però sono andato a... Però so, da, sa. E gli altri perché non sanno dov'è? Andate a Artesella, trovate questo sole qua. E ci sono un sacco di altre opere di altre arti. È in Valsugana. Non passate 5 anni qui a Trento senza andare a vedere Artesella almeno una volta. Beh, come si fa? Il trucco per tener conto delle nuvole è poi sempre lo stesso di prima. Cioè la prima mettevamo un coefficiente davanti per tenere conto della trasmittanza dell'atmosfera, no? Abbiamo messo questo tau, poi ci abbiamo messo anche un beta, ma ce lo possiamo anche dimenticare se vogliamo. Per tenere conto delle nuvole facciamo esattamente la stessa cosa, ci mettiamo un coefficiente davanti a tutto quello che ci rimane rispetto a quello che avevamo calcolato prima. E questo coefficiente è un coefficiente minore di 1 che riduce la quantità di radiazione che noi riceviamo. In realtà i modi ci sono questi modelli che, di separazione della radiazione sono fatti in modo un po' particolare, cioè nel senso che prima viene considerata la radiazione diffusa e viene considerato questo coefficiente C con D relativo alla radiazione diffusa. Dopodiché si considera la radiazione totale diffusa più diretta corretta e si dice che la radiazione diffusa corretta nel punto iesimo in giù, cioè che noi riceviamo in giù, non quella in su, è proporzionale alla radiazione totale che viene ricevuta in quel posto. Perché? Adesso così vi ho colto di sorpresa, ma se ci aveste pensato prima, in realtà tutto è legato a come poi si fanno le misure, perché noi poi mettiamo un misuratore a terra con quale misura, un piranometro con quale misuriamo la radiazione, per esempio in onda lunga e in onda corta con la radiazione totale. Allora, se misuriamo la radiazione totale, da questa radiazione dobbiamo tirar via la parte nell'infrarosso, no? Ed è per questo che per esempio in una formula che compariva nelle slide di prima avevo messo una C con I davanti che era legata alla banda di radiazione. Se comunque sto misurando la radiazione, io ho un misuratore di radiazione totale, quello che io misuro in realtà è questa roba qua, cioè la radiazione totale. Adesso la devo separare in diffusa e diretta. Posso, se io non avessi le attenuazioni, posso calcolare la radiazione che arriva in quel punto solo in dipendenza dalla geometria del mio sistema e dall'astronomia del mio sistema, niente a che fare con quello che succede nell'atmosfera. E quindi potrei dire, questa dovrebbe avere un certo valore. Questa dovrebbe avere un certo valore, io la vado a ridurre con un coefficiente davanti. Allora la scrittura è complicata perché K deve ricordarsi che è quello della radiazione diffusa misurata nel punto I e che va a moltiplicare la radiazione che incide in giù. E allora io mi calcolo quella che dovrebbe essere invece quella che ricevo e il coefficiente, il rapporto tra le due è esattamente... Sono esattamente questi coefficienti che io man mano vado a considerare. Dopo, se
se voi pensate tutta la procedura è facile da spiegare, ma dovrei ricevere x radiazioni, ne ricevo y, la frazione sono questi coefficienti che sono davanti e quindi io li cali, quei coefficienti li vado a calibrare in questo modo. Poi magari uso quel coefficiente che ho calibrato qui per valutare la radiazione a 100 metri di distanza o chilometri di distanza o così via. Dopo, per mettere a posto tutte le indicazioni per spiegare che si tratta esattamente di quei coefficienti, devo mettere un sacco di pendici, di apici e di cose che complica un po' la visione del tutto. Ma in realtà il sistema è così. E quindi quello che è scritto in questa formula che voi vedete, che vi invito, sulla quale vi invito a riflettere, perché ormai ne avete visto tante di formule, vi si confondono gli occhi, vi invito a riflettere a casa, è che appunto l'operazione che è fatta è sempre questa, quella di andare poi alla fine a calibrare dei coefficienti rispetto a delle radiazioni che sono misurate, e questi coefficienti qua sono poi scritti in questo modo. Quindi alle stazioni, per esempio qui la radiazione, questa è la radiazione totale che viene ricevuta, ci sono, la divido per la radiazione diffusa e per il coefficiente della radiazione diffusa e ottengo quest'altro coefficiente che mi dà la radiazione totale precedente, e questa poi correlo qui i coefficienti tra le varie parti. Quello che io mi aspetto è che voi abbiate appunto pendici e apici a parte, chiara l'idea che questa è la procedura per cui, perché poi magari cercherò di farvi fare anche un esercizio di questo tipo, cioè di se ritroviamo a avere dei dati di radiazione misurati e poi di andare a tarare con i coefficienti di questa cosa qua. In realtà in tutto questo sistema rimangono questi coefficienti K con D da determinare. Nel corso della storia empirica di questa determinazione ci sono stati vari autori, vari ricercatori che hanno cercato di dare sulla base più o meno concettuale delle relazioni con cui andarsi a calcolare in funzione delle misure quei coefficienti K con D che poi entrano nei coefficienti C di attenuazione. Per esempio questi sono tre nomi di questi tipi di radiazione. Nel software che voi avete sotto mano, avrete sotto mano, ce ne sono ben 10-11 di queste espressioni, e diciamo che sono relativamente importanti, no? Si chiamano parametrizzazioni della radiazione e differiscono fra di loro per i modi in cui sono messi i coefficienti. I dettagli sono in questo articolo che vedete di qualche anno fa. A voi non è richiesto di sapere, però è richiesto di capire il meccanismo generale con cui, secondo il quale funzionano queste cose qua. Dopo, per chi vuole approfondire, il discorso va fatto con maggiore dettaglio ed ha questi gradi di complicazione, ma non di complessità, se vogliamo, perché ci sono tante cose da ricordare. Questo fenomeno, queste cose peraltro non sono utili solo all'idrologia, cioè nel nostro caso al calcolo dell'evaporazione e al calcolo della neve, ma sono anche, supponiamo che voi, sono utili anche in altri casi, supponiamo che voi vogliate installare i pannelli solari sopra la vostra casa. Allora usate questo programma, mettete l'inclinazione del tetto, mettete la longitudine e la latitudine, e allora fate un calcolo della radiazione incidente. Poi dice, beh, un momento, ho fatto il calcolo della radiazione incidente, però ci sono delle cose che via via mancano. Tutte queste cose sono tutti gli ingredienti che io oggi vi sto descrivendo. Ci sono degli altri problemi, siccome in questa ricetta che io vi sto facendo vi ho detto che ci sono dei coefficienti di attenuazione,
vi ho anche detto che questi coefficienti di attenuazione come sono in grado di calcolarli? Beh, sono in grado di calcolarli perché in alcuni punti io misuro la radiazione e sono in grado contemporaneamente di calcolare quale sarebbe la radiazione di un punto senza attenuazione in rapporto nella sostanza da questi coefficienti. Però supponiamo, chi è bellunese qui? Ce n'è sempre qualcuno, quello lì, peccato. Se lei non abita qui dove c'è questa stazione qua, lei abita per esempio qui, supponiamo. Supponiamo qui. Ok, abita qui. E allora lei vuole sapere la radiazione sulla sua casa perché vuole capire quali sono, se la neve sul tetto si scioglie nel nostro caso. Allora dice, vabbè, ho tutto il macchinario per calcolarmi qui, però non so le attenuazioni qui. Beh, vado dall'ARPA Veneto, Ghiaraba nel suo caso, gloriosa ARPA Veneto Ghiaraba, e dice, beh, ma dove avete stazioni di misura della radiazione? Queste sono le stazioni di misura di radiazione che ha l'ARPA Veneto nella provincia di Belluno. Allora dice, i coefficienti come me li calcolo? Beh, farò... potrei fare una media, per esempio, un elemento dei coefficienti di attenuazione che io ho dove ho le stazioni. Quindi vado a prendere queste stazioni, per ognuna calcolo il coefficiente di attenuazione, io sono più o meno in mezzo, i coefficienti di attenuazione dell'atmosfera in quell'ora del giorno, in quella saranno una media di quelli lì. Ci sono procedimenti più sofisticati di questi che andremo a vedere nella settimana prossima e che si chiamano bridging, sono dei metodi di interpolazione. Quindi diciamo che rispetto al calcolo delle attenuazioni c'è un'ulteriore complicazione che è quella poi di estrapolare nello spazio i coefficienti di attenuazione. Ma una volta che voi abbiate fatto questa operazione siete in grado di calcolare qual è la radiazione effettiva però in ogni punto dello spazio. Non vi ho ancora dato tutti gli ingredienti perché questi ve li do nei prossimi quarto d'ora.